Grazie. Ha chiesto di parlare il deputato Sibilia, ne ha facoltà. Grazie Presidente, Governo, colleghi. Il terzo punto di cui si andrà a discutere al Consiglio europeo di domani sarà l'UEM, l'Unione Economica e Monetaria, che passa per i provvedimenti in materia di fiscalità dei quali lei faceva accenno. Un argomento importante, diremmo, importantissimo. Peccato che nessun cittadino italiano, e siamo pronti a scommettere neanche europeo, sappia niente al riguardo. Allora proviamo a spiegarlo noi cosa ha in mente sul serio il Consiglio europeo con l'istituzione dell'UEM. Gli obiettivi sono tre: spezzare il nesso tra banche e stati, promuovere un quadro finanziario integrato, attivare una politica di assorbimento degli shock economici a livello centrale, centralizzando i poteri di controllo attraverso il MES, Meccanismo Economico Europeo di Stabilità. Questo è quanto riportato nel documento di sintesi dell'incontro del 5 dicembre 2012. Ora non polemizziamo sul fatto che queste siano o meno le priorità dei cittadini europei, però analizziamo il primo punto. Spezzare il nesso tra banche e stati. Ebbene, signor Letta, mi spiega qual è il nesso tra banche e stati oggi? Mi spiega qual è questo nesso se la Banca Centrale Europea è di fatto di proprietà delle banche centrali nazionali? Diremmo benissimo se le banche centrali nazionali fossero di proprietà dei cittadini, dello Stato. Peccato però che le banche centrali nazionali siano di fatto, e ci tengo a precisare di fatto, banche di proprietà di istituti di credito privati. L'esempio è la Banca d'Italia, che non è di proprietà dei cittadini italiani, come il nome potrebbe lasciar pensare, ma bensì di proprietà di Intesa San Paolo, Monte dei Paschi di Siena, Unicredit, Assicurazioni Generali, tutte SPA e tutte trasparentemente elencate sul sito della Banca d'Italia attraverso questo documento. Quindi è come dire che dei soggetti privati siano proprietari della nostra moneta e ce la prestino richiedendola indietro con l'interesse. Ma se la moneta è dei cittadini, degli stati, allora perché ce la prestano? Ha mai sentito parlare di signoraggio bancario, signor Letta? Ne parlate mai alle riunioni del Club Bilderberg? Club di cui lei, il suo predecessore Mario Monti, Emma Bonino, guarda caso ministro degli affari esteri, e Mario Draghi, guarda caso direttore della Banca Centrale Europea, fate parte. Gli istituti privati stampano moneta cedendola in prestito e richiedendone restituzione con interesse per creare questa spirale di stritolamento che si chiama debito. Il Consiglio europeo è responsabile di un'Europa non fondata sui diritti, non fondata sulla solidarietà tra i popoli, ma di un'Europa fondata sul debito. Debito come strumento di schiavitù degli stati. Dica questo al presidente Van Rompuy. E poi chi è questo Van Rompuy? Chi lo ha eletto? Io so che lei, signor Letta, lo conosce perché anche egli, guarda caso, è parte del Club Bilderberg. Ma sappia che i cittadini italiani non sanno per nulla chi sia e da dove venga questo personaggio che non è mai stato eletto in nessuna elezione nazionale e presiede un organismo che condiziona gran parte delle scelte dei cittadini d'Europa e di tutto il mondo. Si ricorda il tormentone "ce lo chiede l'Europa"? Bene, allora dica a Van Rompuy che glielo chiede l'Italia. Dica da parte nostra che l'Italia rifiuta il meccanismo europeo di stabilità, un mostro giuridico e anticostituzionale. Dica da parte nostra che riteniamo questa politica di scatole cinesi, austerity, fiscal compact, patto di stabilità, non essere la politica dell'Italia. Dica da parte nostra che l'Italia ha bisogno di visione politica e non di riforme imposte dall'Europa come egli stesso auspicava. Dica che in merito all'evasione fiscale ci prenderemo subito gli 80 miliardi evasi dal circuito delle slot machine. Dica che sigleremo convenzioni in favore della trasparenza bancaria con i paradisi fiscali di tutta Europa che generano evasione per decine di miliardi di euro e con i quali siamo stati sempre fin troppo tolleranti se non protettivi. E dica anche, visto che c'è, dica che ripristineremo il reato di falso in bilancio.
Signor Letta, signor Letta, lo sappiamo. Deputato Sibilia, si rivolga al Presidente del Consiglio in maniera appropriata. Io ritengo che Letta sia un signore. Comunque, lo sappiamo che lei non dirà mai nulla di tutto questo a Varrompuy, ma non per una questione di coraggio, perché quello forse se è lì dov'è non le manca, ma perché da oltre 15 anni l'Italia che avete costruito voi partiti PD e PDL, ormai modello unico, è diventata un servile scendiletto dei banchieri di tutta Europa. Ma sappia, Presidente Letta, che i cittadini italiani qui fuori vorrebbero che lei dicesse ciò che abbiamo suggerito noi. Adesso pensi a quello che ha in mente di dire lei domani e ne tragga le sue conclusioni. Grazie. Grazie. Grazie, ha chiesto la parola il deputato Buttiglione. Ne ha facoltà. Grazie, signor Presidente. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Presidente del Consiglio, siamo in un momento importante della nostra storia. La chiusura della procedura di infrazione, che si annuncia e che io spero arrivi nel tempo più breve possibile, è una grande vittoria del suo governo, ma è una grande vittoria della nazione italiana, e credo che noi dobbiamo rivolgere con gratitudine il pensiero al Presidente Monti e alla maggioranza che ha sostenuto il suo governo, che ha reso possibile questo grande risultato affrontando con coraggio e con determinazione ondate di accuse ingiuste, demagogiche,